sì. E andiamo con le dediche, dedicato da Pino Mozzap a Susanna Messaggio. Ti prego, scrivimi. Ci vediamo domani mattina alla sagra della Verruca. Mi raccomando, venite con le ciabatte. Sì, va bene. Grazie. Ma spostati. Vada avanti. Meravigliosi, qui allo Studio Z. E allora un annuncio. Per cortesia, qualcuno avvisi il signor Giulio di cambiare la pila all'amplifon, perché sta ballando un Alligalli fuori tempo. Bene, allora, grazie. Meravigliosi. Non applaudite. Ma non applaudite, grazie voi, porca miseria. Cosa è venuta a fare? E sono qui per presentare il mio nuovo LP CD. Un altro, 33-45-78 dal titolo Franco Rossi e i Corsari della Polka and Friends. Friends. E potete ascoltare a casa nel vostro mangiacassette. Grazie. Mangiacassette, sono 20 anni che non c'è più mangiacassette. Ah, dai, che arriva Franco Rossi. Ascoltiamo un po' di radio, Cosa c'è? Rock, vediamo un po' qua. DJ, pubblicità, gamma radio. No, sentiamo, sentiamo questa. No, ma cos'è? Ma cos'è il liscio? No, per cortesia, ma fammi cambiare un attimino, va. Benvenuti allo Studio Z, la più grande discoteca della Lombardia, grazie. No, scusi, non siamo allo Studio Z, ma stanno Franco Rossi. Questa è la macchina che mi porta allo Studio Z, perché sera suono allo Studio Z, la più grande discoteca della Lombardia. Ma cos'è la radio interattiva? Ma no, scusi, ma ce la fa, se magari può, devo andare, ce la fa. Un saluto ai ragazzi di Orio al Serio che sono venuti questa sera e verranno questa sera a ballare da noi allo Studio Z, la più grande discoteca della Lombardia, e ci verranno in aereo perché arrivano da Orio al Serio, grazie. Già, per cortesia, devo anche andare, se per cortesia, devo, c'ho da fare, ma poi non è camera radio, mi arriva il cantantino. Vi aspettiamo domani sera tutti quanti alla Sagra dell'Amore di Ciulate sul Serio. Sì, no, per cortesia, ok. Non mancate, mi raccomando. La paralisi quando... Ed ora tutti quanti, mi raccomando, forza ragazzi, tutti quanti sul Tagadà, venite sul Brucomela, ma soprattutto venite alle giostre, forza bambino, prendi il codino, anche tu bambina, prendi il codino e lascia stare quello del bambino. Grazie. Ah, scusi, ma è mio cappellino, ma scusi un attimo. Ma cos'è quella cosa qua? E bentornati a una nuova puntata di Mi Piace Road Show, questo car talk americano, ripeterò sempre, ma pita, siamo in Italia, ma chi se ne frega, facciamo un po' gli americani, ispirato al grande James Corden, e quindi ragazzi si riparte anche questa settimana con un altro grande ospite, tanta comicità, chi c'è in auto con noi, chi è salito a bordo con noi, comico, autore, presentatore, tante belle cose. Signore e signori, con noi oggi un Rossi, meglio ancora di quello del mondiale, Franco Rossi! Yeah! Ciao Peter! Mettiti presenti, facciamo nuovo e partiamo. Dai, qua. Come la va? Che siamo già 3 ore che sei in macchina, 3 ore che e mezza. Appunto, guarda, anche caldo. Che emozione! Attenzione che... Sta facendo un bel novembre, salve! Salutiamo che vedi, guarda, non è che siamo in studio con la finta, col chroma key posteriore. Anzi, siccome non ci credete che stiamo registrando, questa è la prima testimonianza, abbiamo un'amica, attenzione, salve. Stiamo registrando, ecco, si vedrà anche in televisione, salutiamo, Ciao! Ecco, salve. Attenzione, ecco, salve. Questa è, non si vede perché è un po' fuori, se viene un po' dentro si vede, ecco. Poi mi chiedo la liberatoria, vorrei anche soldi. Andiamo via, se no qua c'è da pagare. Ciao! La televisione verità, questa è la vera televisione verità. Siamo partiti alla grande, Eccoci qua, facciamo la manovra. Ecco, dai, mi raccomando. Ragazzi, siamo con la gente, tra la gente, facendo divertire tutti. Ok, Franco, abbiamo fatto la partita. Come fai? Allora, grazie per aver citato l'invito, grazie mille. Come potevo esimermi dallo stare qua oggi in macchina con te. Anche se sto ingherizzato. Come dice Barbara D'Urso, io lo giro coi reni, no col cuore, coi reni. No, allora, grazie Franco, l'ho detto già 40 volte. Allora, abbiamo in macchina un altro, dico sempre, pezzo di comicità. Voi siete umili, pezzo, vabbè, moderno, pezzo, perché quelli vecchi... Piace,
cioè, penso che uno dice più comicità quelli di una volta, non tocchiamo i mostri sacri, no, assolutamente. 50, 60, 70, 80, 90 e 100 e via. I nostri chili. Allora, per, dico sempre, c'è chi ti conosce, chi ti ha visto, però c'è sempre una fascia di clientela, sì, di, che non mi conosce. E dicono, però chi sono questi due qua? Io giro canale, crack, e vengo questi qua. Chi sono? Ragazzi, Franco, partiamo con gli esordi. Corrado, Corrado dato di fatto, poi ne parliamo. Stiamo partendo dalla fine. Gli esordi, volevo parlare dell'oratorio, quando si facevano le seratine negli oratori, per divertimento. Che adesso la gente ride l'oratorio, invece ragazzi è lì che usciva la gente, oratorio, compagnie, lavori. Certo, dove c'è un palcoscenico, chi ha nel DNA, come ce l'ho io, la voglia di stare su un palcoscenico, perché decidi, c'è un momento in cui decidi, vedi un palcoscenico, decidi se star seduto sotto a vedere chi lavora sopra o di stare sopra a lavorare per chi si siede sotto. Come sono andato? Ragazzi, che roba, chiaro, però, cioè, ma questa è una grande verità dell'istinto che porta un artista a salire sopra un palco. Questo è vero, perché poi, come dico sempre, la gavetta ci vuole sempre, però c'è magari poi chi rimane sotto, invece il palco è una cosa che adesso parlo un po' anche di me, perché un confronto siamo piccolini, il confronto a pan grossi, però la prima volta che ho visto un palco lo senti che ti chiama, senti quella cosa che devo essere lì sopra. Quindi questa... E infatti ho avuto anche il piacere di, abbiamo fatto una serata con i piaceri di insieme, e ne faremo un'altra a brevissimo, bravissimo. Lo so, in diretta, bellissimo. Non diciamo la data, perché questa trasmissione è da sempre, quindi magari uno viene dicembre e fa ma non l'ho visto, dove siete, dove eravate, quindi meglio non fare dire date, non diciamo date, non si dice che siamo in febbraio, come diceva, va grande. Bene, andiamo avanti, siamo nel febbraio nel 2020. No, quindi Franco, gli esordi sono bravo, arrivi da quello, mai però avresti pensato che nella vita avresti fatto ciò che ti piace, perché ai tempi, vabbè, gli esordi d'accordo da ragazzino, ma poi come tante altre persone e come te, io ho fatto anche un lavoro bello, vero e proprio, bello, perché io bello. Sono un odontotecnico. Non lo so più. Lo so, no. Non un dentista, non scherziamo. Perché mi guardava sempre in bocca? No. Perché ora piazzano qualche protesi. Odontotecnico. Non mette le mani in bocca a nessuno, l'odontotecnico non può, poi lo fanno tutti. Fortuna, vabbè, ma questa. Lo fa anche Rocco Siffredi, però non esatto, mette le mani in bocca. Ma per favore. Cavoli, però, e dopo da lì. Beh, ho dovuto smettere di fare l'odontotecnico perché ero poco incisivo sul lavoro. Questa è una battuta e facevi sempre spontanea. E facevi sempre la. Però è vera, no, no, la gente si stancava perché gli facevi sempre la molare. Molare. Non è sbagliato perché mi impappino con le parole. Bene, posso scendere, ti puoi fermare. Peter, non fare mai le battute comici, però che se no, ci provo. No, anzi, era anche carina, la tengo. No, però la gente già al tempo, quando ti vedeva, aveva sempre la bocca aperta. Esatto, è una questione comunque di denti, di sorrisi e di si spera, di sghignazzate. Si usa ancora? Che bello, sghignazzare. E comunque non ti preoccupare perché non ci perdiamo. Adesso devo fare una... Tranquillo, adesso poi mi racconti nel frattempo i tuoi esordi televisivi adesso, sì. Televisivi, perché uno dice, ho visto Corrado, come dicevo l'altra volta anche a Sinacori. Sì, Renzo. E che dicono, ho capito, ma hai visto quello di Corrado? Ragazzi, per i giovani di oggi ti vedono come Corrado, quindi dicono, ah, hai esordito Corrado, ma qui dietro c'è tanto lavoro, tanta televisione, perché cos'è che è iniziato? C'è tanto da fare, sì, beh, ma le abbiamo passate bene o male tutti, le televisioni, a partire dal Seven Show. Oh, ricordi il Seven Show? Io mi ricordo ancora anche Fuori di Zucca, ti ricordo, bravo, Fuori di Zucca. Bravo. Ed era molto molto carino il Seven Show. Sono andato a Roma a registrare un anno da Milano e un anno da Roma. Poi c'è stata Avanti un altro, che non è la trasmissione di Bonolis, ma una trasmissione con su Canale 5 in prima serata. Poi c'è stata la Rai, Caffè Teatro Cabaret, ragazzi, c'è stata la 7, Settima Dimensione. Perché in questo caso dico sempre so, leggo, però alcune cose mi sfuggono, quindi ragazzi, mica come niente. Poi c'è stata anche lo Sky. Però Comedy Central, Metropolis, vabbè, però la gente fa e chi se ne frega, facci ride, facci Colorado. Per l'artista poi dico sempre il gioco forte, perché è vero che il personaggio ti dà notorietà, certo. Però la bravura di alcuni che poi riescono a uscire fuori dal personaggio, perché in questo caso fai Franco e gli amici della Polca, i corsari della Polca. E ho fatto con lo spettacolo insieme, non lo so.
È tutto combinato, tutto combinato. Tu sei scombinato invece. Però Franco, tranquillo, devo fare una cosa. Dove vai? Tu, se magari nel frattempo vuoi dire qualcosa. No, ma non ti preoccupare. Così da solo? Ma sì, no, tu vai, continua, vai pure in camera. Non so, un po'. Se potete, fai una cosa, c'è una leva, guarda, passi, c'è una leva lì in basso, in diagonale. Sì. Ecco, fai una cosa, si sdrai. Ecco. Ecco, sdrai. Ecco, si racconti un po' la sua vita, io arrivo subito. Ma perché devo fare questa cosa? Poi da disteso, ma come può essere? Nasco in una ridente cittadina. Allora, sei arrivato. Eccoci qua. Tranquillo Franco, guarda, si mette un attimino qua. Ecco, per te. Tranquillo. Mi dai dei soldi? No, ho prelevato, se poi me lo scarichi mi devi dare anche i soldi, perché non è che qua si viene a fare la puntata gratis qua. Ah, giusto. Non è che uno perché fa Colorado, allora devo sentirmi in suggestione. Certo. No, scusa, magari mi almeno pagarti la benzina, certo. Grazie Franco, faccio un po' di commissione, non ti preoccupare, non è che no, ci mancherebbe altro. Poi mi dicono eccoci qua, sono cosa siamo gli ospitoni, si fa una portata da solo, ti racconti un po' da solo, cosa parla a fare, si è già conosciuto, cosa c'è da dire? Ecco, attenzione, facciamo manovra, c'è un già resto. Stai fermando bene il traffico di tutto il paese, io non lo so. Quindi, allora, torniamo, facciamo un po' in serie, quindi si è raccontato appunto, ragazzi, tanta televisione, tante belle cose, quindi, e poi dopo... La radio. Ragazzi, certo, One Network, quella di una volta, grazie della compagnia. Bello, è stato un bel periodo. No, tutto abbiamo fatto, bisogna muoverci, sennò. Però appunto quella cosa bella che è, come dico sempre, questa è poi il classico a televisione, perché e poi magari fai due personaggi, quindi da Rio lo fai teatro, in televisione ancora da Rio non ancora. Però diciamo, per Rio lo sto spingendo, perché da Rio un bel personaggino. Sì. Anche poi appunto il Franco. E il corsaio della polca, e appunto la gente poi si ricordano quelli, perché la gente, i tempi televisivi sono diversi, non puoi fare il monologo, non puoi fare, e non hai tempo per fare, quindi queste cose... Dici? No, e i monologhisti dove li mettiamo allora? No, sì. Io nasco monologhista. No, attenzione, ma a livello televisivo un tempo sì, ne parlavamo l'altra volta ancora con Renzo, però oggi in televisione... E lo spazio per i monologhi, ragazzi, sono tre minuti. Sì, però io quando parlo di monologhi parlo monologhi con quelli belli, quei bei 20 minuti tra non so dire teatrali. Sì, ma il fatto è che la massaia non guarda 20 minuti. Ma un tempo di un cavarettista. Un tempo però sì, ti ricordi, ma un tempo. Solo Benigni, solo Benigni può, con 300.000 euro lui può, lo pagano anche 300.000 euro per fare... Ho capito, ma lui è Benigni. Tu la sei di una commedia? Allora non può. A tratti. E in mezzo ai cammini della nostra vita mi ritrovai con una macchina con un pirla, esatto. Peter. Adesso, quindi Franco, c'è una sorpresa per te, però adesso allora. Veramente. Attenzione che tu intanto... Allora, raccontami. Chi se lo sarebbe aspettato stamattina? Pioveva. Allora, accendiamo che cosa? Allora, caro Franco... Tu hai, dico sempre la domanda all'artista, allora, la canzone della tua vita, una canzone che ti ha coinvolto, che ti piace, che parla un po' di te, no, di te, beh, non so se parla di te. No, ma la canzone più geniale. Ah sì, scusa, dimmi pure, intanto io sto... Io sono innamorato di una canzone di Le Storie Tese. Io ho avuto poi la fortuna, appunto, questa, in Colorado, di lavorare con Rocco Tanica. Ragazzi... È stata una grande emozione e io sono legato a questa canzone. Il vitello dai piedi di pasta. L'ho preparata! Grande. Il boschetto della mia fantasia, c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me. Lo so. Mi fanno ridere quando sono triste. Mi fanno ridere quando sono felice. Ma ricordo tutta io. Medio. I problemi fanno vivere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. Musica. La ricordo ancora? Intanto io mi guardo le signorine che passano molto molto belle. Attenzione, stai attento al testo, che è più bello. I piedi tornati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Visto i tempi, che bello, che bello.
E adesso sto, adesso basta, sono... me l'hai tolta. Sì, sono presa. Nel più dove bello. Ti ho poi vola tutto qua, vola tutto. Dove ti ho portato? Dove mi hai portato? Andiamo a lavare la macchina. Che culo. Eccoci qua in diretta. Salve, non si preoccupi, stiamo facendo una cosina, ma niente di che. Ciao, diciamo, quindi, salve. È tutto reale, stiamo, tutto reale. Facciamo una lavata. Anche le facce. Se vuole salvare anche, se vuole anche salutare. Salutiamo le persone che lavorano veramente. Per fortuna non ti hanno riconosciuto, non mi hanno riconosciuto. Meno male, meglio così. Non dove resto perché me ne parlo, magari poi parlo, non so, fai controllare 5, sì, sono facili, posso prendere, ok, tranquillo. Ok, possiamo andare. Vuole la Bemagique? Buonasera. Sì, così lo ciuccio. La Bemagique odore merluzzo ce l'avete? No. Odore merluzzo, no. Che devo coprire l'odore di momento. Possiamo andare. Beh, Franco, che bello! Ma che roba! Che bello, cioè sembriamo una coppia... lo posso dire? Attenzione, che è vero! Questo è il vero reality, questo è il vero, anche se non siamo in diretta. Ecco, Luce! Ma Franco. Neanche con la mia fidanzata mi sono chiuso nella... Oh. Sì. Quando c'ho la fobia. Esatto. Sono tutti chiusi. C'ho la fobia. Perché adesso chiudiamo un attimo, perché proprio ripartiamo dopo con una canzone di Caparezza, quella famosissima. Quale? Siamo dentro il tunnel dell'autolavaggio. Speriamo di uscirne. Ciao ragazzi, di uscirne. Ci vediamo dopo, devo fare un attimo. Sta su da dos, sta su da dos. Mi do un pugno, ti do. Dai, che bello. Franco! Calmo, devi stare calmo. Franco, c'è la fobia. Stai calmo. Peter, svegliati, la macchina sta andando. Oh, Franco. Siamo usciti Franco. Dall'autolavaggio. Franco, ma non lo so, mi sentivo agitato, poi sento un male. Un male? Sarà un colpo d'aria, hai lasciato il finestrino aperto. Ma sicuro? Sì. Fa male, sarà un ascesso. Guarda, guarda che io lo so, però c'era il cartello di vietro d'accesso. Andiamo, va. Ah, che male. Andiamo. Che male, però mettiamo una cintura. Franco, ora torniamo. Mi ha lavato la macchina, adesso che bello. È pagoia. Hai scelto un po' Rocky Balboa. Tu sei mica Apollo. Cosa? Io Rocky Balboa, Apollo, mi ha dato il pugno. Apollo, adesso sono arrivato adesso. Quelli di Apollo, per di Peter. Allora, Franco, ora, attenzione! Sì. Torniamo alle normali! Torniamo. bel coraggio, La giornata dell'artista! La giornata dell'artista. Tormentone ogni puntata da quando ho iniziato, allora. Sì. Che bello, fa l'artista, si alza, non fa niente, va al bar all'1:30 di pomeriggio, ma che cosa? Qui c'è gente che fa le serate, lavora, la notte sta sveglio e non fare l'amore. Ormai qua fra me e te ormai. Abbiamo smesso, no, fra me e te, no, sicuramente. No, cioè, fra me e io fra me. E salutiamo anche la. Insomma, anche la compagna. La Viviana Porro, compagna, collega. Compagna e collega. Hai capito il futuro? Adesso la convinciamo. Ecco perché sto correndo dietro a Deborah Villa per l'ospite. Anche io voglio una collega. Ho il debole. Debora. Sì. Ascolta. Debora, un debole. La mia fidanzata, niente. Un debole. Debora, un debole. Debora, un debole per te. Un debole per te. È vero, scusate, prima mi ho avuto un momento. Mi ho fatto qualcosa. Non mi ricordo niente. No, niente, sto andando tutto bene. Era il panico, il lavaggio. Panico e salamico, certo. Figurati. Lui può dirlo, se dicevo io faceva pena. Fa cagare lo stesso. E si vede che Sam era scaduto. Che bello, quando vai con lo zoppo comico impari a zoppicare comicamente. Esatto. Ah, quindi dicevo, la giornata dell'artista, ti alzi e cosa fa? No, non ti alzi proprio. Ecco perché siete forse per spento questo qua. La mattina siamo dei pipistrelli, a parte qualcuno, perché quando sentirà questa cosa Ricky Bocco. Salutiamo l'amico. Ciao Ricky. Ragazzi, Ricky, l'amicone. Quando ti chiama si arrabbia perché lui sta già lavorando. Sta lavorando, ti chiama e non ci sei. Ecco! Io vi chiamo e voi non ci siete. Si alza alle 5, però che lui sì che lavora veramente, come facciamo un cacchio, no? Che, infatti, certa quando, gente lavorano. Infatti il telefono è sempre spento, l'ho chiamato ieri 1:30, dove è spento di pomeriggio, poi sarà dormendo. Magari sta riposando. No, ero con Steve Alogna, chiamo Steve. No, io non ero con Franco, non so chi è. Nessuno. Sì, c'è anche l'amante immaginaria. E Franco, ma adesso facciamo un po' in serio, altrimenti poi dicono, capito, ma qua si fanno affare loro, scherzo, ridono sulle loro. Ma Franco, ridere è una cosa seria. Bello, questo è bello. Io non l'ho inventata io. Dicevo che è più facile far piangere che far ridere. O ti pesto un piede. Infatti, grazie al mazzo, quando pugni faccio piango subito.
E quando il tempo vola vuol dire che la puntata è bella. E non lo dico io, lo dico io. Dillo tu. No, è bello perché... Beh, abbiamo fatto un bel giro, eh. Bello, eh. Bel giro, ho visto dei posti che mai mi sarei immaginato di vedere. Praticamente abbiamo girato, non diciamo dove siamo perché non do mai, in questo caso non do riferimenti perché siamo in zona mia. Poi tutti i fans che mi aspettano fuori e mi scambiano per John Lennon e pam pam due colpi. Però se mi c'è la fila così davanti a casa ad aspettarlo. Se mi fai Yoko Ono, va bene. Facciamo, faccio le imitazioni. Allora, no, guarda, per fare John Lennon e Yoko Ono. Allora, io faccio John Lennon, tu devi fare Yoko Ono, guarda. Bravo, guarda, ecco. Aspetta, ecco, rimani fisso così. Imagine all the people. Ecco, Yoko Ono stava così a fianco John Lennon senza fare una mazza. Signor Rossi, sì. Allora, se faccio una domanda, sì. Se dia una risposta e poi mi mandi a me a quel paese, sì, dove è pieno di gente. Sì. Faccio un po' la Marzullo. Ho dotato. Orrendo. Hai il dito della... Com'è? Così. Come fai? Come fa Crozza, così metti il pollice. No, non ce la faccio. No, allora, Franco, allora. Uno smidollato. Grazie, anni di gioventù e di adolescenza. Certo. Non diciamo cosa. Franco, allora. Grazie di cuore che sei venuto anche te come i tuoi colleghi che verranno anche a fare questa bellissima puntata, questo programma strepitoso. C'è chi scappa e c'è chi vuole venire. Franco, grazie mille, ma adesso c'è una sorpresa per te. Ti ho portato. Sì. Ti do l'onore, ti concedo l'onore di offrirmi da mangiare. Oh, che bello! è lui Whips! Faccio io! Il Whips! È lui Whips! Franco, grazie veramente, grazie di baci, cuore. Baci. Mi ricordo come. Ciao a tutti! Però mi ricordo sì. Come prima. Ma adesso mi ricordo tutto. No, stai lì mi ricordo tutto! Io lo faccio! Franco, ciao, Franco! Franco, che puntatina. Adesso tranquillo che qua mi conoscono tutti, sono famosissimo. Scusa se dico che qua sei di casa. Scusa sei se dico casa. Che se non ti conoscono non ti offendere, no, perché sono notissimo qua. Qui sei il RAS, tu sei il RAS del quartiere. Sono del RIS di Parma, risotto. Adesso ti offro, mi hai già riconosciuto. Andiamo che ti offro un caffè, io ci penso io. Ma poi vedi Franco, ma ti dico, va, sono qui, dove vado? La gente butta per terra i petri. Sei ma sicuro? Certo, ma sai, dubiti? No, dubito, forse tu non ci ha guardati male. Ma come va? Sicuro? Ma era con i capelli lunghi magari? No, ma no, ma tranquillo, no. Vai tranquillo, sono qua, ce ne ho qui. Lo dici tu, io ci credo. Ma no, ma vai sereno. Allora, tranquillo. Buongiorno. Fa un caffè. Guarda. No. Franco, sempre i suoi, perché voi non lo trovate. Ma sì. Tranquillo. Non ci ha visto. Fa due caffè. Caffè, uno corretto e uno normale con corretto. Soia e chia. Tu sei sentite? No, tranquillo. Non sei mica capite? Ma no, non sono. Sicuro? Sì, no, tranquillo. Ma tu ci hai visto? No, faccio pure il caffè, non ce l'ho. Tu sei Peter. Mi hai conosciuto? Tu sei Peter. Dai, mi hai conosciuto, lo sapevo. Dai, sì, tranquillo. Dai, ti faccio troppo, dai. No, sono 150 euro, mi devi dare ancora. Colazioni che vieni qua, caffè, No, non sono. Sì, Sì, sì. No, sì, sì. Franco, ma tu non mi faccio. No, tu. Ma lascia stare, tu. No, non sono io. Sì, è lui, è Peter. Peter. Ma è con lei? Eh? È con lei? No. Venuto in macchina? No, sono venuto a piedi. Sicuro? No. È la terza volta che venuto qua. No. Fa un caffè?